Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Dio, infatti, ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque creda in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce, perché le sue opere non vengono riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Parola del Signore. Dicevo nella introduzione che dobbiamo chiedere alla Vergine Santissima di crescere nella fede. E in particolare ce lo ricorda la prima lettura, la lettura strana, immagino, non è facile. Parla di re di questo mondo. E perché? Ci vuol capire, ci vuol insegnare la scrittura, la parola di Dio, che il Signore è padrone della storia. È il Signore della storia. E ci porta l'esempio. Il popolo ebraico era stato portato in esilio, schiavo, in Babilonia, perché, come ci ricorda la prima parte della prima lettura, era caduto nell'idolatria, si era allontanato dalla fedeltà al Signore. E sappiamo, le idolatrie antiche potevano essere quelle di mettere sull'altare una statua umana, o peggio di animali o di forze della natura. Noi sappiamo che le idolatrie di oggi sono diverse e il Signore Gesù si preoccupa di dire: state attenti, che si rischia di diventare idolatri non perché costruiamo templi in contrapposizione alle nostre chiese o al culto al quale noi siamo abituati. Ma l'idolatrie dalle quali evidentemente dobbiamo guardarci è la mentalità del mondo, che tanto o poco è dentro in tutti, e ciascuno di noi ha all'interno il proprio santuario, il proprio modo di concepire gli altri, i doveri, la pratica della fede, il legame che ci unisce gli uni agli altri. Ebbene, la prima lettura ci dice che come il Signore ha permesso che ci fosse un re, Nabucodonosor, che portasse in schiavitù il popolo per liberarlo e guarirlo dall'idolatria, così il Signore ha preparato, dopo 70-80 anni, un altro re, Ciro. Le zone di cui parla la scrittura presso poco sono la Siria e l'Iraq di oggi. Ebbene, il Signore ha preparato un altro re e gli ha messo nel cuore il desiderio di rimandare il popolo nella terra promessa, perché ormai aveva capito la lezione. Il Signore oggi non si comporta più così, perché non abbiamo più bisogno di una terra, non siamo più un popolo determinato dalla nascita,
Gesù, con la sua incarnazione, avendo assunto la natura di tutti gli uomini, e qui siamo in questo tempio, in questo santuario particolarmente legati al fatto dell'incarnazione, ci ha detto, come ha detto agli apostoli, andate, donate a tutti gli uomini questa notizia che Dio ama tutti, che la carne di ogni uomo è stata assunta da Dio. Qui la Vergine ha detto sì, avvenga che io possa collaborare con il disegno di redenzione di Dio Padre. Ha dato la carne a Gesù, ha generato Gesù, il Figlio di Dio. E in forza allora di questa umanità che il Figlio di Dio ha assunto, siamo stati redenti tutti gli uomini, di tutte le culture, di tutti i tempi, di tutti i territori. Ma Gesù, giustamente, come dice nel dialogo che fa con Nicodemo nel brano del Vangelo che abbiamo ascoltato oggi, dice: state attenti, che il dono della fede esige molta attenzione, molta cura. Non basta solo la tradizione, non basta nascere una civiltà cristiana, non basta andare solo ai sacramenti, non basta praticare ogni tanto qualche opera buona. E bisogna giorno per giorno rinnovare questa alleanza. Come ci ricorda la seconda lettura, il brano di Paolo agli Efesini. La grazia che vi è stata donata, cioè l'amore di Dio, esige una corrispondenza, un sì quotidiano, che fa nascere certamente abitudini buone, le virtù soprannaturali e le virtù umane, ma è necessario che giorno per giorno noi, con il nostro sì, aderiamo alla proposta di fede che il Signore ci fa. Non si può venire a Loreto e non rinnovare la fede, non chiedere alla Vergine Santissima di diventare più credenti, di diventare credenti autentici. E qui siamo davvero in sintonia anche con l'insegnamento di Papa Benedetto, che a ricordo della conclusione del Concilio chiede che dall'ottobre del 2012 di quest'anno fino all'anno prossimo l'intera Chiesa di tutto il mondo mediti sulla fede. La fede è proprio il legame che abbiamo, è quello che viene donato nel battesimo, è quello che i genitori devono far crescere nella coscienza dei figli, è quello che noi riceviamo nei sacramenti, in tutti, è quello che dobbiamo dire al mondo. Che perché la vita umana diventi più amabile, più vivibile, più carica di giustizia, perché i beni della terra vengono condivisi da tutti, eccetera, tutto quel bene che manca ancora all'umanità può trovare nella fede il modo più autentico per far sì che gli uomini benedicano tutti Dio per il dono della vita. Ecco perché allora questa giornata nel cammino quaresimale è una giornata in cui siamo invitati a rallegrarci. Sì, perché l'austerità della quaresima trova nel mezzo del cammino un momento di, come dire, di ripresa, di fiducia, di incoraggiamento. Sì, dobbiamo convertirci, ma avere fiducia che la forza del Signore è più potente nel nostro desiderio di conversione. L'amore di Dio è più forte delle nostre debolezze, delle nostre inclinazioni al male. Che qualora lo chiediamo, lo Spirito Santo, trovando dentro di noi una mentalità di accoglienza, è capace di radicare continuamente il dono della fede, in maniera che diventi la fede delle famiglie, la fede delle comunità parrocchiali, la fede della comunità vicariale. Ed è su questo che quest'anno siamo invitati come diocesi a riflettere, mettere insieme. Le nostre parrocchie sono piccole, alle volte ci sono sacerdoti anziani o non forti nella salute. E allora il punto di riferimento per mettere insieme energie, risorse, di laici, di famiglie, di sacerdoti, di religiosi, di religiose, per continuare a donare ai nostri ragazzi un'educazione cristiana, diventa appunto la vicaria, in maniera che tutti insieme, cogliendo le risorse di tutti, riusciamo a continuare a evangelizzare.
a fare in modo che la fede diventi una scelta autentica di vita cristiana per tutti, soprattutto per coloro che si preparano alla vita coniugale, al matrimonio, che le nuove famiglie siano famiglie che magari non sono sopportate dalla tradizione come una volta. Quindi hanno bisogno i giovani, le nuove, le spose, gli sposi, a scegliere personalmente il dono della fede, a farla diventare una scelta di vita personale, unita a tutte le altre responsabilità che hanno, e a prepararsi a diventare genitori cristiani, che sanno cioè dare un'educazione ai loro figli, non solo attraverso le tappe dei sacramenti, ma soprattutto una testimonianza coniugale di vita cristiana, che deve diventare poi una testimonianza della vita parrocchiale, una testimonianza e una mentalità che ci lega a tutti, in maniera da poter dire davvero che siamo dei testimoni della fede di Cristo. Chiediamo allora alla Vergine Santissima che ci illumini nella nostra storia di oggi. Se, come ci ricorda, dicevo all'inizio, la prima lettura, che il Signore Dio è padrone della storia e Gesù è il Signore della storia, perché libera dagli egoismi, libera ogni forma di male, di oppressione, ci dona quella speranza di cui il mondo di oggi, anche noi nelle nostre contrade, abbiamo necessità. Il mondo può cambiare, può diventare più buono, più ricco di libertà, più capace di prendersi cura delle persone che sono in difficoltà. Pensiamo al mondo del lavoro, gli extracomunitari, i malati. Ecco, tutto questo ha necessità di trovare dentro di noi che la speranza non è un'illusione e la fede è come l'olio che alimenta lo stoppino che rende luminosa la vita. Abbi fiducia, io darò senso alla tua esistenza. Tornando alle nostre case, che la Vergine Santissima ci metta nel cuore questa fiducia, questo coraggio, in maniera da illuminarle le nostre case e le nostre contrade, sapendo che Cristo è speranza ieri, oggi e domani di ogni uomo e di ogni donna che crede in Lui.